Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Allora, questo è il prefermento che ho preparato all'incirca 6-7 ore fa, potete tenerlo anche 8 ore, così magari lo preparate la sera prima. E, è ben lievitato e queste sono le farine che userò. Allora, il prefermento, se volete poi vi metto lo schemino perché tanti di voi mi chiedono anche quanto lievito di birra, ma io non lo uso sinceramente, non, se dobbiamo fare la conversione è preferibile fare la conversione con lo schema che vi metterò poi in descrizione. Comunque sì, potete prepararlo anche con il lievito di birra, certamente. Allora, metto l'acqua, non la metto tutta e comincio a mescolare così con un cucchiaio semplicemente. Farò anche questo impasto a mano. È un po' di tempo, sì, faccio sempre impasti a mano, però ogni tanto usiamo anche la planetaria, certo, come no. Allora, metto ancora un altro goccino di acqua. Ok, e poi ci metto il prefermento, eccolo qua, è ben lievitato, non lo metto tutto perché questo è di più di 200 grammi, quindi ne lascio un pochino, all'incirca ne metto 200 grammi. Bene, ne tolgo un pochino, ecco, ok, e quindi continuo a mescolare con il cucchiaio, scusate. Ok, giro così. Poi ci aggiungo l'acqua che è rimasta. Bene. Ecco qua. Continuo a girare, prendetevi i vostri tempi, io naturalmente qui faccio qualche taglio, fino a mescolare per benino. Allora, continuo un altro pochino così con la mano, ci metto anche il sale. Senza aggiungere l'acqua, mi bagno soltanto la mano con l'acqua e continuo ancora ad impastare. Ok. Allora, adesso pulisco la ciotola. La pulisco un pochino e sotto ci metto anche un pochino di olio, poco. Così in modo che posso impastare ancora per benino. Ok, adesso l'impasto, vedete, sta prendendo corda, sta diventando liscio e setoso. Faccio ancora un pochino di pieghe e lo lascio riposare, un'oretta, lo copro e lo lascio riposare un'oretta. Ok, una volta riposato, passato il tempo, diciamo un'oretta, 40 minuti, cambio la ciotola perché quella era troppo grande, e faccio ancora qualche piega prima di metterlo nella ciotola e poi lo copro e lo lascio lievitare. Quindi questo dovrà raddoppiare di volume. Ci vorranno 5-6 ore. Dipende molto dalle temperature, come sapete. Poi, una volta passato il tempo, eccolo qua, lo metto sul piano di lavoro, lo allargo, ci metto un po' di semola e adesso faccio 3 strisce. 3 strisce, così lo divido un pochino
un pochino morbido, però mi aiuto con un po' di semola, ma poca. E ogni pezzo lo rigiro così e formo così dei filoncini stretti. Scusatemi, è molto morbido perché c'è la segale e il farro naturalmente che lo rendono morbido. Forse anche un po' meno acqua dovevo mettere. Ok, poi appiccico l'estremità e formo la treccia in questo modo, così. Ok. Continuo. Ecco qua la treccia. La stringo un pochino, la stringo così. E adesso la metto a lievitare in un cestino. Se volete va bene anche in un telo, in un recipiente dove con i bordi un po' alti magari. Io lo metto dentro questo cestino così dove ho messo un po' di semola. Copro e lo lascio lievitare. Allora, adesso se siamo andati a finire alla sera, possiamo fare un passaggio in frigo. Copro così con questo nylon. Dipende da appena da quando avete iniziato, insomma, a fare questo impasto. Volendo potete fare un passaggio in frigo e infornare la mattina. Altrimenti lo lasciate lievitare 2-3 ore e poi si può infornare. Bene, ecco pronta la mia treccia. Adesso la giro, ma poi la rigiro perché l'ho messa nel cestino. Giustamente la parte con la treccia è andata sotto e quindi la giro tranquillamente così. Adesso bagno con un po' di acqua perché voglio mettere dei semi di chia. Sapete che i semi di chia fanno benissimo, sono ricchissimi di potassio, di calcio e altri elementi, quindi fanno benissimo alla nostra salute. Naturalmente anche gli altri semi, altri semi, semi di sesamo, semi di zucca, di lino, di papavero, sono tutti, salutari. Io non, delle volte non li metto, sarebbe bene metterli sempre nel pane, però ho dei nipoti che non mangiano, non amano i semi, quindi mi vedo costretta delle volte a fare il pane normale. Bene, ripasso un attimino dove si incrocia la treccia, giusto per aiutare un po' l'apertura, e poi vado in cottura, faccio scivolare con la pala, la carta forno nella teglia già calda, forno a 250 gradi, almeno per 20 minuti, poi abbasso a 220, faccio continuo la cottura, 15 minuti, poi ancora 200, in tutto pressappoco sono 50 minuti di cottura ed eccola qua. Direi che è venuta bene, molto bene, no? Che ne dite? Adesso la faccio raffreddare un pochino e poi taglio. Allora, andiamo a tagliare. Va bene, io direi che va bene. Tagliamo un po' di fette. Ok, si sente un buon profumo, quindi sarà buonissimo questo pane. Bene, amici, vi ringrazio della visione. Se il video vi è piaciuto, condividete, lasciate un like e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!